toccato anche San Casciano e Firenze, la staffetta che vede protagonista l'esercito italiano in ricordo dell'ingresso nella Prima Guerra Mondiale, uno dei momenti che ha maggiormente segnato la vita del paese e dei suoi cittadini. Con il progetto l'esercito marciava, si è voluto proseguire idealmente questo processo identitario, pianificando su tutto il territorio nazionale una serie di attività preparatorie all'evento conclusivo che si svolgerà a Trieste il 24 maggio. Con lo scopo di rappresentare il movimento di avvicinamento a Trieste dai punti più lontani del territorio italiano, saranno realizzate staffette costituite da soldati che attraverseranno regioni italiane percorrendo 5 itinerari per circa 4.200 km e avranno come punti di partenza Trapani, Lecce, Padova, Cagliari e Aosta. Correndo ininterrottamente lungo tutto l'arco delle 24 ore, gli oltre 600 soldati impegnati si alterneranno portando una bandiera italiana, simbolo di unità nazionale.